Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video dove tratterò l'argomento di No Rest for the Wicked. In questo video voglio darvi tutte le informazioni necessarie per questo imminente gioco. Al momento ci sono alcune cose che non conosciamo, come per esempio i requisiti di sistema. Quindi, se state cercando i requisiti minimi per eseguire questo gioco, tenete presente che probabilmente in futuro vedremo degli aggiornamenti, ma al momento non si sa ancora niente. Ma ora entriamo nel vivo di cosa è questo gioco e perché potreste voler considerare l'accesso anticipato. Parleremo di tutto questo, ma iniziamo con la questione dei prezzi, che è un aspetto un po' particolare. Giusto per farvi capire come funziona, questo titolo verrà venduto a circa 39,40€, ma ci sarà anche un prezzo speciale limitato, che sarà di 32€. Ecco il bello, per ottenere quel prezzo dovrete usare un link affiliato fornito da uno degli streamer che hanno collaborato e stretto una partnership con questo progetto. È, secondo me, un'idea di marketing geniale, perché tramite questo link sarete poi indirizzati ad un sito web dove vi verrà fornito un codice Steam. Giusto per correttezza, ragazzi, queste informazioni le ho reperite dal sito di GameLeap, quindi eventualmente se ci saranno degli aggiornamenti o dei cambi in futuro prima del lancio del gioco, la cosa che vi consiglio di fare banalmente è di tenere sott'occhio la pagina di Steam. La data per tutto questo è fissata per il 18 del mese corrente e onestamente non vedo l'ora che arrivi. Questo, ragazzi, è un RPG d'azione in accesso anticipato sviluppato dai Moon Studios, il che significa che vedremo la stessa qualità della serie di Ori, questa volta in un RPG d'azione. Adesso parliamo un po' della roadmap prima di entrare nei dettagli di questo gioco. La loro prima grande aggiunta, a quanto pare, sarà la modalità multiplayer, che al momento non sarà disponibile al lancio, ma verrà introdotta poco dopo. In futuro il gioco sicuramente verrà rilasciato anche su console, ma per ora sappiate che l'Early Access è disponibile solo su Steam. Tuttavia tenete presente che non abbiamo ancora una data precisa per l'aggiornamento riguardante il multiplayer, seguito dall'aggiunta di ulteriori aggiornamenti. La roadmap del gioco è piuttosto lunga, ma è positivo che ricevano feedback dai giocatori durante l'Early Access, quindi ve lo dico per informazione, se vi piace contribuire con dei feedback e siete disposti a sopportare eventuali bug e imperfezioni, beh, potreste essere dei giocatori perfetti per l'Early Access. Al contrario, se cercate un'esperienza più rifinita, aspettate che il gioco si sviluppi ulteriormente nel tempo. Oppure potreste considerare anche di acquistare il titolo una volta che sarà uscito. Ora, parlando del gioco, sembra che si tratti di un action RPG skill-based. Ma che cosa significa skill-based? In sostanza, questo titolo si concentra sulla vostra abilità personale nel combattimento. Mentre l'equipaggiamento e le scelte di classe influenzeranno il vostro personaggio, la chiave del successo risiede nella vostra abilità nel parare gli attacchi e nel tempismo delle vostre azioni. Quindi, se sarete bravi a schivare, parare e colpire al momento giusto, avrete sicuramente buoni vantaggi in combattimento. Inoltre, il mondo di gioco è vivo e cangiante, poiché mentre esplorerete diverse regioni potrebbero accadere varie cose, per esempio le persone potrebbero spostarsi, nuovi nemici potrebbero cercare di prendere il sopravvento e potrebbero apparire nuovi boss malvagi. Tuttavia il mondo non è generato casualmente con pochi punti di interesse, è stato curato manualmente per darvi un'esperienza autentica. L'obiettivo è quindi avere un mondo densamente interattivo con molta verticalità. Questo approccio quindi differisce di molto dalla generazione procedurale che spesso crea mondi in modo casuale, invece qui avrete un mondo artigianale, per così dire, ma anche ricco di opportunità di interazioni. Un aspetto interessante riguarda il loot casuale. Personalmente non ho particolari problemi con il loot basato sulla casualità, ma mi preoccupa se la progressione dipende completamente da esso. Se state costantemente cercando un oggetto specifico e non lo trovate, potreste accusare frustrazione. Sarà interessante vedere come gestiranno questo aspetto e se riceveranno ovviamente feedback dai giocatori. Inoltre ci sono anche aree segrete sparse ovunque nel gioco e il supporto per il controller è garantito, quindi sembra che ci aspetti un'avventura davvero intrigante. Questo gioco quindi è compatibile sia con il controller che con la tastiera e il mouse, quindi potrete scegliere il metodo di input che preferite. Nel complesso il combattimento richiederà abilità e si baserà anche su animazioni fluide.
quindi ogni attacco richiederà attenzione e vi farà anche sentire il peso e la precisione del vostro personaggio. In particolare dovrete prestare attenzione ai segnali di attacco e schivare quando necessario. Per quanto riguarda le armi, ognuna ha un set di mosse unico e le statistiche sono determinate casualmente. Personalmente trovo interessante l'elemento di casualità, anche se ci sono alcune eccezioni. Nel mondo dei giochi ci sono buone implementazioni di casualità, ma talvolta queste possono risultare frustranti. Quindi sono onestamente curioso di esplorare il sistema delle armi che verrà presentato in questo gioco. Le armi e l'equipaggiamento sono disponibili in 4 rarità diverse. La rarità comune non è necessariamente di bassa qualità, anzi è altamente personalizzabile. Le armi rare hanno caratteristiche positive, mentre quelle maledette hanno sia caratteristiche positive che negative. Infine, abbiamo le armi d'oro, che sono uniche e realizzate a mano. Queste 4 rarità, quindi, offrono molta libertà per personalizzare l'equipaggiamento in modi diversi. Per quanto riguarda le armature, ce ne sono di 3 tipi: leggere, medie e pesanti, ognuna con le sue caratteristiche. L'armatura leggera vi permetterà di muovervi rapidamente e di eseguire passi veloci, che è una sorta di blink, una specie di teletrasporto. Tuttavia c'è da tenere in considerazione che l'armatura offre la protezione inferiore rispetto agli altri tipi. L'armatura media vi consentirà di eseguire una schivata, il cosiddetto dodge roll, ma consumerà parte della vostra stamina. Quindi la schivata può essere utile per evitare gli attacchi nemici, ma dovrete gestire attentamente la vostra stamina. Infine abbiamo l'armatura pesante. Questo tipo di armatura offre la miglior difesa. Se preferite sopportare i colpi diretti e resistere meglio agli attacchi nemici, l'armatura pesante è la scelta giusta. Tuttavia dovrete fare i conti con una mobilità ridotta rispetto agli altri tipi di armatura. In generale, nei giochi di ruolo d'azione, evitare di essere colpiti è spesso preferibile a subire dei danni. Tuttavia la scelta dell'armatura dipende dal vostro stile di gioco e dalle vostre preferenze personali. Oltre alle armature, hanno anche mostrato un esempio di mago, i quali possono lanciare incantesimi, come per esempio palle di fuoco, e creare build distruttive. Personalmente potrebbe essere una scelta molto interessante da adoperare per questo tipo di gioco. Parlando di un altro aspetto, anche se il titolo in questione non risulta essere un MMO, presenta elementi molto simili. Nel gioco infatti avrete la possibilità di creare oggetti con il crafting e raccogliere risorse. Inoltre dovrete ricostruire la città di Sacrament, il che comporterà l'arrivo di nuove persone e risorse, e potrete anche comprare una casa vostra e infine pescare. Sono tutte cose onestamente che vanno a rafforzare la struttura di un gioco che personalmente ritengo molto molto completa, e onestamente ragazzi vi dico, non vedo l'ora di provarlo. Per concludere, last but not least, gli sviluppatori metteranno alla prova la vostra abilità contro mostri e boss sempre più difficili. Infatti nel gioco potrete entrare in una zona particolare, che in questo caso riguarda l'endgame, dove avrete l'opportunità di testare le vostre abilità contro tutto ciò che il gioco vi propone. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione del video e spero di essere stato abbastanza esaustivo. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima e spero di portare nuovi contenuti prima del lancio di questo gioco in Early Access. Ciao a tutti e alla prossima!